Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, in questo video velocissimo voglio parlare delle BMS e della loro potenza. Perché ragazzi? Perché tanti di voi mi dicono: Fox, ma in questi nuovi Powerwall montano BMS da 180-90 A, ma non sono pochi. Non servono più ampere. Tu, Fox, per esempio, perché hai montato una 150 e poi una 250? Ragazzi, facciamo chiarezza. E allora, questa è una Dalì 150 A. Questa è una BMS esterna, ok? La vedi? Grande, corazzata, bella anche come design. Quelle che montano i pacchi batterie LiFePO4 commerciali, le Powerwall, ecco, tipo quelle di PowMR, che se non lo sai, ragazzi, ci sono gli ordini di gruppo, grandi sconti solo per pochi pezzi. Cosa succede? Loro mettono a disposizione una decina di pezzi a buon prezzo, ma solo se fate parte dell'ordine di gruppo. Sotto vi lascio la mail per accedere a questo ordine di gruppo e prendervele a buon prezzo. Allora, ragazzi, ritorniamo al discorso BMS dentro i Powerwall. Allora, di solito PowerM utilizza BMS da 100 A, altri costruttori montano BMS da 90 o da 80 A. Partiamo dal fatto che 100 A nel caso di PowMR sono 100 A tipici, ok? Non massimali. Massimali ovviamente per i picchi di corrente potremmo anche arrivare ad oltre quei 100 A. Poi tutto sta alla programmazione, a quanto settiamo la BMS, però comunque teniamo in considerazione quei 100 A. Sono pochi? Non sono pochi? E il perché utilizzano 100 A? Ragazzi, perché quelle sono dei sistemi parallelabili, ok? Loro programmano già in partenza che quella batteria non deve avere una grossissima corrente d'uscita. Perché? Perché non sarà l'unica di quell'impianto, ma almeno ne avrete due, o ci sono quelli che ne hanno tre, o ci sono quelli che ne montano quattro. Questo sta a significare che l'unione fa la forza. Una sola Powerwall 100 A, due Powerwall 200 A, tre Powerwall 300 A. Questo significa che, montati in parallelo, si aiutano a vicenda e le correnti di uscita per ogni pacco batterie saranno notevolmente più basse. Nel mio caso, ragazzi, che io monto una Dalì da 250 A, tu mi dirai: Fox, tu ne monti una da 250, vuol dire che 100 sono pochi. Ragazzi, è vero, io ne monto una da 250, ma ho due inverter connessi, perciò è come se ho due BMS da 100 25 e 125, cioè io con una BMS in questo momento faccio lavoro due inverter, perciò posso arrivare ad avere assorbimenti anche oltre i 100 A. Sì, ragazzi, li ho attualmente, ma perché? Perché utilizzo due inverter. Utilizzare due inverter vuol dire avere il carico più il consumo interno degli inverter. Ogni inverter ha un suo autoconsumo e più inverter connetti a quella batteria, più autoconsumo ci sarà. Questo sta a significare che se io avessi un solo inverter con una sola batteria, già con la 150 A io ci andavo ben largo, ok? Un solo inverter. Utilizzando due inverter, la 100 A è già un problema. Infatti, chi utilizza i Powerwall, tipo questi dell'ordine di gruppo PowMR, utilizza una
batteria con un inverter, anche perché, ragazzi, perché loro comunicano, hanno l'interfaccia di comunicazione RS485. Perciò, ragazzi, al fine dei giri, no, la BMS da 100 ampere va più che bene, perché, ripeto, per un inverter avere 100 ampere in DC su 50 volt vuol dire 5000 watt. E 5000 watt tu quando li vai a fare? Se accendi il forno puoi avere 2 kilowatt. Se accendi il forno più il piano a induzione, allora lì forse puoi arrivare a 3 kilowatt, a 4 kilowatt. È vero, sì, certo. Però ragazzi, è sempre bene fare attenzione, tutto ha un limite. Esistono dei limiti a tutto. Il mio consiglio qual è? Innanzitutto iniziare e con gli ordini di gruppo potete iniziare spendendo davvero, davvero poco. Vi lascio sempre qui in sovraimpressione le locandine degli ordini di gruppo. Ragazzi, da qui a qualche mese forse potranno variare i prezzi. Oggi sono questi, ma non so un domani. Per questo io non amo inserire i prezzi sui video, ma me li chiedete, io ve li inserisco già qui sul video. Niente ragazzi, per questo video è tutto, spero sia stato utile, spero ti sia piaciuto. Dalle BMS e da Fox è tutto, ciao belli e al prossimo video.